Daniele Trotta, un collegamento tra la storia di Nocera e la politica di Nocera. Ma credo che quando noi parliamo della storia di Nocera Inferiore certamente parliamo inevitabilmente anche della politica di Nocera Inferiore. La politica alla fine di che cosa deve occuparsi? Non soltanto di garantire un futuro adeguato alla propria cittadinanza, al proprio territorio, ma anche di guardare al passato, alle tradizioni che necessariamente vanno recuperate in un'ottica anche di un miglioramento della vita della collettività. Lei è stato interpellato da Francesco Belsito, forse perché l'ha comune un legame di amicizia. Sì, siamo amici da tanti anni, a parte l'amicizia che ci lega, poi ritengo che sia un'opera comunque meritevole di essere presentata anche in questa che è la nostra sala consiliare, che è il fiore all'occhiello, diciamo, nel luogo dove si svolge l'attività amministrativa della nostra città, l'attività politica, e ovviamente non potevo che tirarmi indietro, ho accolto con favore questa sua richiesta e ovviamente mi inorgoglisce essere qui a rappresentare la parte politica e amministrativa della nostra comunità. In compagnia di Francesco Belsito, autore alla sua prima opera Nocera in breve. Vogliamo fare un commento su questo libro? Ma è un libro che è nato per un'idea dell'editore con cui sto collaborando. L'idea era quella di fare una storia di Nocera nella collana in breve, cioè che trattasse la storia millenaria di questa città e in modo però sintetico, agevole, in modo da venire incontro anche a chi non sia uno specialista della materia storica, ma solo un curioso del passato di questa città. C'è qualche storia o personaggio in particolare che ti ha colpito, su cui hai maggiormente lavorato nel libro? Si tratta di una storia di 2500 anni, di personaggi ce ne sono tantissimi. Se qualcuno mi ha colpito in particolare ce ne sono tanti, c'è la storia di Giambattista Castaldo che è il fondatore del santuario di Santa Maria dei Miracoli di Monte Albino, c'è la storia di molti romani, per esempio un Epidio che si vantava di essere discendente da un semidio nocerino ed era stato il precettore di Augusto, ci sono personaggi più vicini a noi come Saverio Costantino Amato, uno scrittore che morto giovane, aveva probabilmente troppo giovane ed era considerato molto in gamba dai suoi contemporanei, poi fino ai giorni nostri ce ne sarebbero tantissimi. E per quanto riguarda le leggende puoi svelarci qualcosa in anteprima? Ma ce ne sono diverse, sono state raccolte un po' qui, un po' lì, e ce n'è una molto carina riguardo al passo dell'orco, praticamente quel passo che si trova tra Nocera Inferiore e Castel San Giorgio, dove c'è anche il cosiddetto campanile dell'orco, e questa leggenda è legata in un certo senso a San Prisco, però non la voglio svelare. Ti lasci la sorpresa. È scritta nel libro.